presentazioni, così almeno ho un po' individuato, qualcuno lo conoscevo già e qualcun altro almeno mi ha un po' detto, ecco, quello che fa all'interno, insomma, della Caritas come volontario. Ecco, come qualcuno di voi ha già detto, vi capita spesso di interfacciarvi con il fenomeno della povertà. Chi sta magari nel centro di ascolto ovviamente ha più facilmente la possibilità di incontrare persone che magari chiedono aiuto, okay? Quindi è importante cercare, insomma, anche di definire il concetto di povertà, perché spesso si parla di povertà, ma in realtà poi che cosa c'è dietro la povertà? Quanti fattori, quali sono le variabili che incidono? Allora, questa prima slide che vedete alle mie spalle è osservare la speranza, l'osservazione dei fenomeni di povertà. Pensando alla parola povertà, quindi avete avuto modo di vederla, di fare un po', diciamo, come dire, di familiarizzare con questa immagine, e con la parola povertà. Pensando alla povertà, ok, che parola vi viene in mente? Una situazione, un elemento, un qualcosa che, non so, vi fa pensare, ecco, alla povertà? È una domanda che faccio per capire anche, per cercare di capire, ecco, il vostro punto di vista. La mancanza di qualcosa. Ok. Mancanza di qualcosa. Anche di qualcuno. Solitudine, quindi. Scusate, prendo appunto, ho dimenticato di chiedere la però ho portato fogli. Va bene. Mancanza di qualcosa, di qualcuno. Solitudine. Un episodio, un momento particolare, ovviamente senza descrivere nomi, persone, quello che, ecco, se pensate a questa cosa mi viene in mente la povertà, oppure anche a qualcosa che avete visto, qualsiasi esempio può essere, no, in qualche modo utile per descrivere il concetto. Anche perdita di lavoro. Malattia. Disagio, non mi viene. Anche umiliazione. Esatto. Umiliazione. Incapacità di vedere le possibilità. Legato a questo mi viene in mente la mancanza di opportunità. Qualcun altro vuole aggiungere qualcos'altro? Imprevisto. Ok, queste senz'altro rientrano tutte all'interno del concetto di povertà. Ovviamente quando parliamo di povertà connotiamo sempre questa parola con un'accezione, per così dire, negativa, come mancanza, come perdita. Il fatto di aver scelto un'immagine dove c'è questa figura femminile con una valigia e con dei palloncini è anche un po', come dire, una provocazione, nel senso che spesso siamo abituati a vedere come accezione negativa, e come diceva prima Luana, il fatto dell'incapacità di vedere la possibilità, quando si è presi a pensare alla propria situazione di mancanza, di carenza, di perdita, di disagio, è come se un muro si alzasse e non ci permette poi, insomma, di vedere chiaramente quello che ci succede. Quindi credo che il ruolo di chi lavora nel sociale, in qualsiasi settore esso sia, in qualsiasi ramo, è anche un po', come dire, quello di cercare di avere una lettura anche diversa, quindi che passa ovviamente attraverso la conoscenza dei concetti, dei metodi, delle tecniche, per far sì
che queste caratteristiche e connotazioni negative in qualche modo possano cercare o perlomeno avere la possibilità di trasformarsi in un'accezione positiva, quindi mettendo in moto e in collaborazione i servizi piuttosto che il volontariato, la comunità, i servizi territoriali, le istituzioni, che sono comunque dei partner con i quali ci si interfaccia quotidianamente quando si ha a che fare con, ad esempio, il fenomeno della povertà come in questo caso. Detto questo, vorrei passare un po' a... a definire che cos'è la povertà. Tutte le cose che noi abbiamo elencato ovviamente rientrano, ma non sono esaustive di questo concetto. Quindi dare una definizione di un concetto così multidimensionale è piuttosto difficile, però se guardiamo la letteratura presente anche a livello internazionale possiamo ricavare dei concetti che in qualche modo esprimono questa parola. Quindi la definizione di povertà, come vi ho messo diciamo in questa diapositiva, a livello internazionale proviene da quello che è la dichiarazione del Consiglio europeo del 19 dicembre del 1984, dove per la prima volta si delinea questo concetto. Quindi dovrebbero essere definiti poveri quegli individui, famiglie, gruppi di persone le cui risorse materiali, culturali e sociali sono così limitate da escluderli dallo standard minimo di vita accettabile della comunità in cui vivono. Quindi tutte quelle parole che noi abbiamo elencato prima possono essere, diciamo, tradotte in un concetto, che è appunto questo, che riguarda soprattutto la limitazione di risorse, di servizi, che ti portano ad essere escluso da degli standard minimi di vita accettabile, cioè dal fatto di poter soddisfare i tuoi bisogni, perlomeno primari, e poi via via tutti gli altri. Quindi questo concetto è poi ovviamente possibile misurarlo, anche se con tutte le dovute attenzioni e cautele, perché non è sempre facile misurare il concetto della povertà. Come vi dicevo prima e come anche voi stessi sperimenterete ogni giorno, all'interno del concetto confluiscono tantissime variabili, tantissimi indicatori, tantissimi fattori, e possiamo in qualche modo misurare la povertà attraverso differenti approcci che io ho, diciamo, elencato: assoluto, relativo, soggettivo, oggettivo, unidimensionale, multidimensionale, statico, dinamico. Avrete sicuramente sentito parlare di povertà assoluta, povertà relativa, magari in televisione o quando può capitare di leggere qualche magari rapporto di ricerca Istat, non so se comunque io ne ho portato uno per voi, di modo che potremmo dare diciamo uno sguardo, perlomeno cercare di familiarizzare con le tabelle e con questi concetti, che cosa si misura, che cosa non si misura, tenendo presente però sempre anche quello, non so quanti di voi erano presenti quando Angela Genova durante l'ora, tenendo un po' presente qui il discorso anche che aveva fatto lei sulle fasi, quindi dalla teoria, l'ipotesi, la raccolta dati, analisi dei dati e risultati. Quando si misurano dei fenomeni così su larga scala come può essere la povertà, bisogna sempre avere in mente il percorso che si vuole fare, cioè in che modo si vogliono anche interrogare i dati, per non rischiare di perdersi all'interno dei dati che vengono raccolti. Quindi questo era giusto diciamo un ponte anche con la lezione precedente, proprio perché bisogna sempre tenere a mente questo discorso. Quindi siamo noi che come ricercatori, non solo io ma sicuramente moltissimi anche di voi, devono cercare di focalizzarsi su quello che vogliono chiedere ai dati e su quello che vogliono scoprire, su un progetto piuttosto che
su qualcos'altro, di modo da avere ben chiaro l'iter da percorrere. Quindi è cercare di prepararsi al meglio per poter poi raccogliere il maggior numero di dati possibili e poi analizzarli. Allora. Ok. Questa piramide, che è un po' come dire, la scala dei valori, più che valori sono la scala dei bisogni. Avrete mai sentito parlare della scala dei bisogni di Maslow? Credo che praticamente ve la faccio un po' così spicciola senza addentrarmi troppo. Ci sono dei bisogni che l'uomo soddisfa per primo, come per esempio, questa poi ho preso un'immagine in inglese, ma va bene, insomma, ci si può, diciamo, arrivare anche per deduzione logica. Quindi i primi bisogni ad essere soddisfatti sono proprio i bisogni fisiologici, quindi bere, mangiare, dormire, riposarsi, insomma, tutti quegli aspetti che riguardano, diciamo, il nostro stato fisico. Poi ci sono i bisogni di sicurezza, che può essere avere un'abitazione, protezione, insomma, inerenti, diciamo, al nostro stato di salvaguardia personale. Poi ci sono, vabbè, i bisogni di amore, di appartenenza, di relazioni, di inclusione sociale. Per passare poi a un livello ancora più alto, i bisogni per quanto riguarda la nostra realizzazione personale e anche l'autorealizzazione. Quindi teniamo presente questa, diciamo, scala di bisogni, perché poi ci tornerà utile anche nelle prossime slide. Avete qualche domanda in merito? Qualcuno conosceva già questa scala, ne aveva mai sentito parlare, anche se giusto per così. Allora, proprio in riferimento all'approccio assoluto e all'approccio relativo, ho provato, diciamo, ad abbozzare, utilizzando soprattutto le note metodologiche che si possono reperire nel sito dell'Istat, e ho cercato di andare un po' più in profondità nell'approccio italiano, cioè nel territorio che noi andiamo ad osservare, a valutare e a studiare, piuttosto che andare, diciamo, a livello internazionale, perché poi scale e valori sono un po' diverse a seconda se si considera a livello nazionale italiano oppure magari a livello globale mondiale. Nell'approccio assoluto, che cosa fa parte dell'approccio assoluto? Quando si parla di approccio assoluto si ragiona sempre in termini di povertà assoluta, e cioè la scarsità di beni essenziali, che, come guardavamo prima la scala dei bisogni, sono cibo, acqua, casa, vestiti, medicina. Quindi più si sale nella piramide e più i bisogni in cima alla piramide sono, tra virgolette, un po' più superflui, però alla fine importanti comunque per un nostro appagamento di qualità della vita, un discorso di felicità. Quindi intanto pensiamo però ai beni essenziali, cioè il fatto di poter mangiare, bere, non dare magari per scontate queste cose che per noi sono, diciamo, normalissime. Ritornando un po' al discorso della mia esperienza di volontariato in India, questi bisogni in quella realtà a Calcutta sono non vengono pienamente soddisfatti, perché magari si mangia una volta al giorno, l'acqua non è potabile, quindi dei bisogni che per noi sono scontati, ai quali magari non pensiamo, in realtà per altre popolazioni, per altri luoghi nel mondo sono, per così dire, difficilissimi da raggiungere e da ottenere. Quindi quando si considera però la povertà assoluta in termini di scarsità di beni essenziali, la povertà viene quindi definita come una condizione economica di incapacità di acquistare questi beni e i servizi, quindi indipendentemente dallo standard di vita della popolazione di riferimento. Okay?
Quindi si ha una valutazione monetaria di un paniere di beni e di servizi considerati essenziali, invariati nel tempo e nello spazio. Penso che avrete sentito parlare di paniere, vi è mai capitato in televisione, no? Quindi su quello, perlomeno parlando in, diciamo, a livello del nostro territorio nazionale, ovviamente nel paniere rientrano una serie di beni, di servizi, quindi sono considerati per la popolazione italiana, quindi magari non valgono per tutte le popolazioni. Quindi ecco, quando si parla di povertà è sempre bene avere in mente che si può parlare a livello globale, ma anche e spesso soprattutto a livello nazionale, anche perché noi viviamo in questa realtà e quindi ci interfacciamo insomma con questa. E per quanto riguarda questo che è stato detto, più o meno è chiaro, insomma c'è qualche dubbio, perplessità fino adesso? Come vi dicevo, il paniere. Che cos'è questo famoso paniere? No? È un elenco di beni e di servizi divisi per categorie merceologiche. Se voi digitate per esempio su Google e cercate il paniere, verrà fuori il paniere, la, diciamo la dicitura paniere su Wikipedia piuttosto che sul sito dell'Istat, e si può andare, diciamo, a scoprire che cos'è questo paniere. Ovviamente quando si analizza il fenomeno della povertà bisogna conoscere questi termini, che cosa c'è dietro questi concetti, anche perché sono poi necessari per fare il punto della situazione su anche la persona che abbiamo di fronte o sui dati o sulle situazioni che andiamo a analizzare. Quindi questo paniere, questo elenco, rappresenta appunto rappresenta beni e servizi prevalentemente acquistati dal complesso delle famiglie nel luogo di riferimento. Okay? Quindi in Italia saranno 1.398 beni e servizi, in Francia magari possono essere 1.500, insomma, a seconda della società che si va ad analizzare. Quindi il paniere viene aggiornato annualmente, quindi suppongo, adesso non ho guardato, che il paniere del 1980 sia ovviamente diverso dal paniere del 2020 o del 2018 o 19, anche perché il cellulare non c'era magari in quel paniere lì. Esattamente, quindi la società è cambiata e con essa sono cambiate anche le dinamiche. Se non erro hanno fatto l'aggiornamento di poco, per sì. Cui al telegiornale non so, è stato messo il sushi piuttosto che il sushi di trasporto. Esattamente, c'è stata una polemica sul discorso. È uscito per il tartufo, sì, e non gli piuttosto che non so, il discorso del cibo da trasporto. Esatto, proprio perché la società in divenire, la società muta e cambia nel corso del tempo e ovviamente cambiano anche i nostri bisogni, okay? Cambiano anche le nostre esigenze, si sente spesso parlare di questa parola, anche se in realtà adesso guarderemo piuttosto i bisogni che le nostre, diciamo, esigenze. Ok, come base di calcolo, vabbè, il paniere è utilizzato dall'Istat, però questo ovviamente... Ah, ecco, nel 2012, come base di calcolo degli indici dei prezzi, il consumo in Italia consta di un insieme di 1.398 beni e servizi. Ovviamente oggi sarà, passati 8 anni, sarà molto più, diciamo, alto il numero di questi beni e servizi, proprio per il discorso che abbiamo fatto. Quindi, considerando sempre il discorso della povertà assoluta, cos'è che si va a valutare? La mancanza, che si diceva anche prima, quindi il mancato soddisfacimento di determinati bisogni, che però in questo caso sono considerati essenziali per vivere una vita ritenuta accettabile in quella comunità. Okay? Quindi per poter misurare la povertà assoluta è fondamentale, ecco appunto, ritorno al discorso, definire paniere di beni e di servizi. Quindi chi non può permettersi di acquistare questi prodotti all'interno di questo paniere è considerato assolutamente povero. Okay. Ok,
prima di fare, diciamo, di passare all'approccio relativo, che in contrapposizione al diciamo, più che in contrapposizione, che si differenzia dall'approccio assoluto, ci sono delle domande, qualcosa da chiarire o casomai se avete qualcosa da chiedermi? Allora, per quanto riguarda l'approccio relativo, ok? Quando parliamo di approccio relativo si parla di uno stato, di una situazione di deprivazione relativa, quindi già la parola relativo di per sé richiama a un qualcosa inerente a qualcos'altro, rispetto quindi a chi? Ad altri individui, famiglie nella comunità. Ok? La povertà relativa, a differenza di quella assoluta, viene definita rispetto a quello che è lo standard medio della popolazione di interesse. Poi dopo vi farò vedere degli esempi con le tabelle perché magari si chiarisce meglio il concetto. Ed è quindi individuata nella condizione di alcuni membri della comunità che risulta peggiore rispetto ad altri. Quindi si fa un confronto. E infatti spesso si dice che la povertà relativa misura più la disuguaglianza, indicatore della diversa distribuzione delle risorse nella popolazione, piuttosto che la povertà stessa. Quindi ci fornisce una valutazione della disuguaglianza presente all'interno della popolazione che noi, diciamo, andiamo a studiare. E infatti ho voluto mettere proprio: povero non è colui che ha poco, ma è colui che ha meno rispetto a una situazione di riferimento. Ok? Quindi non è come nel discorso della povertà assoluta, cioè tu non riesci a soddisfare i bisogni essenziali e allora sei povero perché non hai nessuna possibilità. Qui si va a considerare una situazione di riferimento e si va a rintracciare qual è la posizione alla quale ci si riferisce, ok? Allora, quindi per identificare la povertà relativa è necessario determinare che cosa? Una situazione media o mediana della società in cui gli individui vivono, e per ottenere un buon confronto è necessario assumere una comunità di riferimento che può essere una città, una regione, una macroregione, un'intera nazione o il mondo. Okay. Allora, detto, diciamo, questo primo descritto, anzi questo primo approccio, diciamo in maniera così che possa essere in qualche modo utilizzato anche per quello, per il vostro lavoro, vorrei passare all'approccio soggettivo e oggettivo. Quindi già la parola stessa, soggettiva, soggettivo e oggettivo, richiamano a qualcosa che voi tutti ben conoscete. Quindi la percezione soggettiva riguarda la percezione nostra, personale, quindi come in questo caso si basa sulla percezione soggettiva della propria condizione di indigenza e o di deprivazione, quindi essere capaci di valutare da un punto di vista soggettivo. Rientrano in questo approccio, per familiarizzare magari con alcuni diciamo modi di dire, l'uso delle valutazioni del proprio stato di povertà, il reddito minimo sufficiente a sbarcare il lunario e della propria condizione di difficoltà economica. Quindi l'approccio soggettivo ci si può rendere conto se una persona è effettivamente in difficoltà, ci si può rendere conto quando noi stessi siamo in difficoltà, perdere il lavoro, perdere l'abitazione, sono comunque degli indicatori nei quali ci si può in qualche modo riconoscere in stato di povertà se
si è poveri, ok? Sembra un po' un gioco di parole, però vorrei che insomma capiate bene la differenziazione, anche perché poi quando andremo a vedere le tabelle ci serviranno insomma questi concetti. L'approccio oggettivo invece si basa su variabili oggettivamente rilevate che ovviamente non dipendono dal nostro giudizio o dalla percezione individuale, e questo approccio riguarda per esempio il reddito, la spesa per consumi, le condizioni abitative, gli aiuti ricevuti, difficoltà nell'accesso di beni e di servizi. Sono cose che possono essere oggettivamente diciamo viste anche dagli altri. Abbiamo poi un approccio unidimensionale che si basa sull'informazione che proviene da un'unica variabile, quindi la parola stessa unidimensionale ci rimanda ad un'unica dimensione. In questo caso ricorre spesso anche la variabile reddito o spesa per i consumi. Perché? Perché comunque la povertà, soprattutto da un punto di vista economico, viene individuata e studiata e analizzata a partire proprio anche dal reddito e dai consumi. Quindi spesso, intanto vi anticipo, no? Si sente parlare di soglia, di linea, di povertà, perché spesso hanno a che fare con questi indicatori qui, e sono anche quegli indicatori che ci permettono di in qualche modo di capire se una persona priva di reddito o con reddito può acquistare o no beni o servizi. Quindi è attraverso il reddito che poi noi possiamo provvedere ai nostri bisogni, perlomeno a partire da quegli essenziali e poi via via a salire. Questo sarebbe il potere d'acquisto? Il potere d'acquisto è un po' più legato, diciamo, a un discorso di valuta economica, però sì. Se vai al reddito, diminuisce la pensione, aumenta il reddito, chiaramente o diminuisci i prezzi, aumenti i prezzi. Sì, senz'altro, però va visto nell'ottica in cui si può personalmente, cioè è proprio visto nell'ottica di acquisto, non tanto del potere di acquisto, però rientra sicuramente anche, diciamo, il potere d'acquisto è un po' più inerente al fatto se una valuta è più o forte o meno nel mercato. Sì, volendo lo possiamo, diciamo, inserire all'interno di questo concetto. Quindi se ho un reddito tot posso accedere a un certo tipo di beni e servizi, se ho un reddito no, magari più alto o più basso, si potranno acquistare o non acquistare beni o servizi. Ad esempio, ecco, la variabile reddito, spesa per consumi, che sono variabili privilegiate qualora il fenomeno venga strettamente inteso come una situazione di carenza di risorse economico-monetarie. Ovviamente quando si valuta la povertà non fanno parte solo diciamo, il discorso economico-monetario, ma ci sono comunque altre variabili che incidono. Quella del discorso economico-monetario è quella che sicuramente a primo, se ci riflettiamo e se ci pensiamo, è quella che ci viene in mente per prima, insomma. Acquistare beni o servizi, con cosa li acquisti? Se hai reddito, o se non lo hai non li puoi acquistare. Quindi come prima riflessione è sicuramente un punto di partenza, per poi ovviamente valutare e considerare gli altri. Okay. L'approccio invece multidimensionale si basa sull'informazione proveniente da, c'è una ripetizione, da più indicatori. Quindi si parte dal presupposto che non esiste un'unica informazione in grado di classificare una famiglia in povera o non povera. Quindi la povertà si manifesta come una mancanza di una pluralità di beni e di servizi considerati essenziali in una determinata società, focalizzando l'attenzione sulla qualità della vita, quindi quello che si diceva poco fa. Quindi questo che cosa significa? C'è una diatriba tra approccio unidimensionale e multidimensionale. Ci sono, come in tutte le teorie, in tutti gli approcci, sostenitori dell'uno piuttosto che dell'altro. Ovviamente studi recenti considerano l'approccio multidimensionale più performante, perché va a considerare, a toccare una serie di aspetti che riguardano
la vita all'interno della società di ogni essere umano, quindi non solo beni e servizi in quanto tali, ma anche proprio un discorso di qualità della vita, ok? Quindi di poter acquistare